Il primo angelo suonò la tromba e una grande tempesta di grandine di fuoco, mescolati con sangue, si riversò sulla terra. Un terzo della terra fu bruciato. Un terzo degli alberi andò in fiamme e tutta l'erba verde fu arsa. Il secondo angelo suonò la tromba e una massa ardente, simile a una montagna infuocata, fu precipitata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue e un terzo delle creature viventi che sono nel mare perirono. Un terzo delle navi andò distrutto. Quanti vedono in queste visioni apocalittiche solo dei simboli, hanno difficoltà a credere che la visione riguarda avvenimenti reali. Molti cristiani pensano che Dio non intervenga nella storia con atti punitivi. Le tragedie che colpiscono l'umanità, essi dicono, non sono opera sua. In effetti, molte calamità naturali sono la diretta conseguenza della cupidigia e dell'incuria. La cronaca ha lasciato tracce indelebili nella vita e nella memoria dei popoli, di flagelli che si sono abbattuti a causa dell'egoismo e del predominio. Tuttavia, la storia biblica ricorda che anche al tempo di Noè, l'umanità pensava che Dio non intervenisse con atti punitivi, ma pure le acque del diluvio sopraggiunsero, come preannunciato, con conseguenze drammatiche per gli increduli. E nel racconto delle piaghe riversate sull'Egitto, il faraone nega l'esistenza di Dio e riconduce all'azione umana prodigi e disastri, ma deve arrendersi all'evidenza di un Dio che esiste e risponde all'incredulità e all'ingiustizia con azioni punitive preannunciate. Altri esempi si ritrovano nella storia del popolo di Dio, come al tempo del profeta Geremia, quando egli annunciava l'invasione dei babilonesi come punizione di Dio per l'infedeltà della nazione, e non fu creduto fino al tempo in cui avvenne con conseguenze devastanti. Certo, non è possibile trovare una spiegazione ad ogni tragedia che colpisce l'umanità, ma quelle indicate nelle visioni di Giovanni ci consentono di comprendere che Dio punisce l'infedeltà della Chiesa apostata. Nella visione, la tromba indica in realtà lo shofar, il corno dell'ariete che si utilizzava nelle occasioni solenni della guerra e del giudizio. Nel libro del profeta Gioele, i drammatici squilli del corno che allertano invitano anche al pentimento. Dice il Signore: suonate la tromba e date l'allarme in Sion, il monte santo di Dio. Il giorno del Signore è vicino, sta per arrivare. Tornate sinceramente a me con digiuni, pianti e lamenti. Nel contesto dell'Apocalisse, il suono dello shofar arricchisce la profezia di particolari accenti sul tema del giudizio e della speranza, su quello del pentimento e della conversione. Come già visto in precedenza, le trombe corrispondono al ciclo dei sette sigilli. È quindi probabile che gli avvenimenti annunciati dagli shofar si inseriscono tra quelli descritti dai sigilli. Non si tratta di una ripetizione, perché mentre i sigilli presentano avvenimenti cronologici, gli shofar evidenziano la natura devastante degli stessi. Le prime due trombe corrispondono al secondo sigillo e si applicano all'epoca in cui la Chiesa cristiana è lacerata dall'invasione dei barbari. Nella visione, il fiume di fuoco, la pioggia di grandine, la montagna infuocata precipitata nel mare e il sangue producono tutti lo stesso risultato distruttivo. Essi rappresentano la violenza delle guerre che devastano tutto e distruggono ogni sicurezza. La terza parte significa che gli effetti della piaga saranno parziali e che la maggior parte della terra sopravvivrà al flagello. La storia ricorda come nel IV secolo la Chiesa si è battuta per affermarsi nella società civile. Questo periodo fu caratterizzato da lotte intestine tra cristiani ariani e papisti, dalla brama del potere e la ricerca dell'appoggio politico e militare dell'imperatore. Tutto ciò fu causa di delitti, sangue e morte. Quando sembrava che l'egemonia religiosa si era stabilita, l'Europa venne invasa dalle orde barbariche. Queste popolazioni compirono scorrerie devastatrici con saccheggi e incendi. Il loro passaggio segnava ovunque morte e distruzione. La situazione dell'impero romano divenne drammatica. Carestia e fame si abbatterono sul paese.
la peste esplose mietendo moltissime vite. In questo contesto, la Chiesa si prodigò per trasmettere a questi popoli elementi della cultura greco-romana e convertendoli al cristianesimo. Ma in questo processo, l'affluenza di queste popolazioni pagane nella Chiesa, fatta rapidamente e senza una reale conversione alla fede cristiana, non si dimostrò un successo, ma una maledizione. Infatti, molti conservarono e portarono nella Chiesa abitudini e pratiche abituali che riflettevano il paganesimo. In questo modo, la fede cristiana fu adulterata e trasformata in una miscela di credenze e pregiudizi che annullavano la parola di Dio. Nel tentativo di cristianizzare comunque questi barbari, la Chiesa fu a sua volta paganizzata. La brama di dominio, sacrificando i contenuti profetici della fede, diede come risultato una Chiesa corrotta e in balia delle sue stesse brame. Da portatrice di luce, essa era divenuta causa di tenebre spirituali. Come al tempo del profeta Geremia, l'invasione dei babilonesi punì l'infedeltà della nazione, allo stesso modo l'invasione dei barbari punì la Chiesa infedele. Ricchezza, fasto, onori, tutto quello che costituiva la gloria e l'ambizione e per i quali la Chiesa aveva rinunciato alla sua missione profetica, fu portato via in pochi istanti. Di fronte ai loro occhi si estendeva la città eterna. Fu l'ultima immagine di Roma ancora colma di splendori, prima di affondare nella brutalità della fine dell'impero. Gregorovius, grande storico della Roma medievale, immaginò così quei minuti. I loro avidi occhi guardarono le meraviglie architettoniche, uno sterminato universo di palazzi e di vie, da cui emergono alti gli obelischi, le colonne sormontate da statue dorate, vedono templi maestosi, teatri, circhi dalle poderose curve, terme dagli ombrosi portici, giganteschi palazzi dell'aristocrazia che sembrano ricche città nella città. Sanno che le stanze sono piene di gioielli e di romane prosperose. Per 3 giorni gli invasori depredarono templi, luoghi pubblici e case private. La furia dei barbari si abbatté sui cittadini romani increduli. Violenze che si erano viste solo durante i giochi al Colosseo furono compiute su donne e anziani. I Visigoti razziarono tutto quello che poterono. 24 agosto 410, Roma capta. La capitale del più potente impero dell'antichità era caduta. I Visigoti lasciarono la città, ma il mito dell'inviolabilità di Roma era crollato. Fino a questo momento i nemici erano entrati in città solo come prigionieri o come schiavi, mai come conquistatori. Roma era ormai una preda senza difese. Nel 476, l'impero romano d'Occidente, ormai alle strette con il crollo dello Stato, cessò completamente di esistere. Si chiuse così il capitolo della storia antica, mentre spuntava l'alba del Medioevo e della formazione delle nazioni europee. Il messaggio profetico delle 2 prime trombe si era così adempiuto.